Igor Cavicchi, sono 20 anni che lavoro con la Toscano. Io sono titolare dell'agenzia Toscano di Fregene e sono socio della Toscano di Casalotti. Procede abbastanza bene perché comunque sia, non ci siamo fermati. C'è stato soltanto un momento d'impasse il primo giorno, già il secondo giorno eravamo operativi. Alla fine, grazie ai vari strumenti che ci ha dato Toscano, abbiamo dei buoni risultati. Questa settimana abbiamo preso 2 proposte di vendita, tutto con clienti che non hanno visto gli immobili, abbiamo fatto tutto da remoto. Chi conosce un po' il meccanismo di internet è rimasto anche abbastanza colpito perché il gruppo immobiliare potesse mettere sul piatto fin da subito strumenti come quelli che abbiamo poi alla fine. Fortunatamente, figuracce no, un po' di imbarazzo sicuramente sì, perché poi alla fine è un modo diverso di approcciarsi con la gente, però a parte qualche sfondo che abbiamo dietro, che non è proprio professionale al 100%, diciamo che ce la prepariamo bene prima di andare live con i clienti, quindi no, più che altro capita a volte ai clienti che non è l'abbigliamento o non è la presentazione dentro l'ufficio, quindi un po' spettinati, un po' appena alzati dal letto. Però diciamo che poi alla fine cioè, diventa un po' una cosa un po' più intima la videochiamata. Forse secondo me è anche la cosa bella del rapporto che si crea perché non è un rapporto rigido, distaccato tra agente immobiliare e tra cliente, quindi si entra un po' nell'intimità e comunque sia si fidano un po' di più. Quindi questo secondo me è uno dei valori aggiunti del lavorare videoconferenza poi. Essere sincero, è stata talmente una cosa arrivata tutta insieme che da un certo punto di vista non c'è stato nemmeno il momento, il tempo per potersi preoccupare. È stato il primo giorno, il secondo, già il terzo giorno ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo deciso di metterci subito all'opera, quindi quello che facevamo in ufficio l'abbiamo riportato a casa. Ci siamo dati degli orari, ci siamo messi subito a tavolino per capire quello che c'era da fare e poi fortunatamente la cosa principale, Toscana non ci ha abbandonato, quindi nel momento in cui c'è stata l'emergenza, c'è stato il blocco totale, avere tutti gli strumenti fin da subito per noi è stata una mano santa, una salvezza, quindi ci ha dato veramente quel supporto che ci serviva. E poi la cosa fondamentale, quello che dico sempre a chi lavora con me, di non perdere il ritmo, quindi abbiamo cercato fin da subito di mantenere quelle che erano le regole dell'ufficio, perché nel momento in cui uno si rilassa poi diventa difficile poi riprendere il ritmo. No, ci siamo approcciati secondo me in maniera relativamente diversa rispetto all'ufficio che si rimane molto professionali, molto seri, nello smart working si è un po' più disponibili, un po' più aperti, quindi c'è una battuta in più, c'è un approccio diverso, sappiamo comunque sia che è un momento di difficoltà, quindi l'emergenza viene condivisa, è stata condivisa anche con tanti clienti, quindi l'ho trovato totalmente diverso come approccio, ma devo dire che dà più soddisfazione perché comunque si entra un po' più nel particolare, si entra un po' più nell'intimità del cliente, perché già in abbigliamento da casa si entra sicuramente in un approccio diverso con il cliente. E devo dire che è positivo poi alla fine, perché comunque sia si fida la gente di noi, questa è la cosa importante. La nostra giornata di lavoro segue a grandi linee quello che facevamo in ufficio, quindi ci siamo divisi la giornata in ricerca degli immobili, in cercare di fare più acquisizioni possibile, nella gestione delle case che abbiamo in vendita, quindi entrare un po' più nel vivo di quello che è il nostro lavoro. E devo dire che vengono fuori tante cose. Sicuramente la stiamo affrontando in maniera diversa e devo dire anche con ottimi risultati. Certo, ci sono delle giornate che uno si scoraggia un pochino perché dice voglio uscire, ho bisogno di parlare con la gente vis-à-vis, però anche così poi alla fine è diverso, però è bello. Come cerchiamo di affrontare il venditore o l'acquirente? Innanzitutto tranquillizzarli. Da parte nostra c'è quel qualcosina in più che ci permette, da una parte con il venditore di tranquillizzarlo e quindi accompagnarlo facendo vedere quali sono tutti i nostri strumenti per arrivare a una vendita. Con l'acquirente usiamo gli stessi strumenti, mandando i link, mandando i virtual tour, lavoriamo molto con WhatsApp. C'è una costante presenza sia con il venditore che con l'acquirente. E soprattutto i clienti lo stanno notando perché si sentono così coinvolti in questa cosa, perché anche quando noi chiamiamo e dall'altra parte ci sentiamo dire: ma come state lavorando? Eh sì, noi lavoriamo, cioè comunque sia, per noi il lavoro non si è fermato.
è stato semplicissimo. Stiamo usando Whereby e devo dire che ci siamo trovati bene con i clienti, perché potevamo condividere la documentazione con loro, potevamo vedere le foto, potevamo vedere i video. Abbiamo compilato sia incarichi che proposte, tutto in diretta con loro, che abbiamo coinvolto i proprietari a farci i loro video, quindi anche loro si sentivano importanti di questa operazione. E una di queste case l'abbiamo venduta grazie ai video che abbiamo fatto, quindi casa presa durante l'emergenza, proposta in pubblicità, proposta bene con i video, e tra i tanti è venuta fuori la cliente che quindi ci ha fatto una proposta per questo. Bella domanda. Allora, chi deve vendere sicuramente non perdere tempo. È un mercato in evoluzione, da qui ai prossimi mesi non sappiamo che cosa succederà. C'è il movimento, quindi c'è chi deve comprare casa e quindi consigliamo, non perdiamo tempo, perché quello che possiamo fare oggi abbiamo una mezza certezza, quello che succederà da qui a 2-3 mesi ancora non lo sappiamo. Chi deve comprare? Oggi i prezzi sono ancora buoni, perché venivamo in una fase in cui il mercato era sicuramente in crescita. Da qui a X mesi non sappiamo quello che succederà. I canali sono tutti aperti, quindi le banche erogano i mutui, non li stipulano. Quindi da parte nostra, come agenzia immobiliare, siamo operativi al 100%. Nell'ultima settimana io ho visto una ripresa costante nelle richieste, cioè l'ufficio ci arrivano tra le 20 e 30 telefonate giornaliere, quindi significa che il movimento c'è, rispetto a quello che a volte uno pensa. Invece no, proprio il contrario. Operativi al 100%.